Bentornati sul nostro canale YouTube per l'unboxing di questo nuovo brand che io non conoscevo. Si chiama Dougie e andiamo a vedere questo prodotto che invece ha il nome di Turbo Mini F1, come vedete qua in basso. Disponibile in colorazione bianca, in colorazione nera, 8 giga di memoria. Andiamo ad aprire la scatola. Vediamo subito il telefono. Diamo un'accensione così intanto possiamo andare a vedere cosa contiene la scatola. Libretto delle istruzioni, rimuoviamo questa parte, quick guide, spiegazione delle gesture e di quant'altro il telefono offra, pellicola con la possibilità di applicarla semplicemente, questa breve velina che separa dalla postazione dove troviamo l'alimentazione, possibilità di chiaramente attaccare il cavo. Questo è il cavo, sentiamo intanto il sottofondo, la musichetta del telefono, e abbiamo anche le cuffie. Si sta parlando di un prodotto low cost, ora vi dirò il prezzo, ma si aggira intorno ai 100 euro. Andiamo a vedere il telefono. Allora, telefono. Parte alta come rifiniture, come vedete, vi faccio una panoramica intanto, ve lo faccio vedere in tutte le sue parti. Come vedete dietro ha una scocca in plastica che ricorda un po' la texture che aveva usato S5 per la modalità cerotto, quella che fu parecchio discussa. E ne nacquero molte battute. Allora andiamo a vedere il telefono. Microfono nella parte vicino ai soft key, nella parte bassa non abbiamo niente, sensore prossimità, fotocamera anteriore, jack USB, volume laterale. La cassa la troviamo precisamente in questa parte bassa sul retro. Ok, parliamo invece di caratteristiche. Allora, processore di questo telefono è un MediaTek MTK6732 quad core a 1.5 GHz 64 bit. Il display, come lo vedete magari il rapporto con la mano già si capiva, è un display da 4.5 pollici, risoluzione QHD, attenzione, quindi non full, 1 giga di memoria, mentre memoria interna a 8 giga. Monta il sistema operativo, possiamo anche andarlo a vedere, intanto almeno vedete un po' anche il telefono. Ok, andiamo qua, vediamo appunto 4.4.4, come vedete abbiamo un telefono che, aprendo questa parte che sinceramente ora lo devo levare dalla camera perché è la cover removibile più dura che io abbia mai trovato, non so se è un difetto di questa proprio di questo modello oppure è un caso isolato, è capitato proprio a me. Ok, batteria da 2000 mAh, slot memoria espandibile, slot SIM 1 e SIM 2, ha connessione 4G LTE, quindi attenzione, abbiamo diciamo un po' tutto, Hotspot, OTG, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, diciamo a questo telefono non manca niente. Chiaramente solo con la recensione poi potremo capire se fa tutto, ma anche come lo fa. Luminosità al massimo, così vi potete già rendere conto della luminosità dello schermo. L'interfaccia, come vedete, ha l'app drawer, ma è un mix un pochino tra le interfacce stile MIUI V6, MIUI e anche ad esempio un Meizu, diciamo un'interpretazione delle icone molto molto vicina a quello che ricorda la mela. Ok, che è un po' il trend un po' più copiato che c'è. Materiali sinceramente mi sembrano ottimi. La cover, come vedete, ho difficoltà con questa cover, io non ci vado proprio d'accordo, però diciamo che sembrerebbe un telefono che, appunto, ora vi dico il prezzo, è di 114 euro, quindi si parla di
di un low cost, di uno smartphone low cost che appunto vedremo nella recensione se si comporta bene e vale appunto questa cifra che sicuramente farà insomma rizzare le orecchie agli utenti che cercano prodotti di questa fascia di prezzo. Per ora è tutto, ci vediamo alla recensione completa, a presto, ciao da Paolo.